Sorrento sarebbe assai faticoso e quindi mi sottraggo a questo compito. Naturalmente, ecco, ricordo intanto, scusatemi, la collega amica Tina Paladini, che è la vicepresidente del Centro per la Filosofia Italiana presente a Terni, mi ha mandato un messaggio e mi ha chiesto appunto di salutarvi tutti. Non è stata qui presente per motivi familiari, ma ci teneva almeno con un saluto che mi ha smistato a dire della sua presenza, sia pure virtuale. Allora, io credo intanto avremo di queste due intense sessioni crociane, avremo gli atti, quindi è chiaro che poi in sede di atti, in sede di testimonianze scritte, insomma, ci sarà poi la possibilità in qualche modo di potenziare, sviluppare questa riflessione, queste riflessioni crociane. La mia prima impressione, proprio brevissimamente, è che intanto la filosofia, credo, la filosofia italiana negli ultimi anni è oramai è molto vitale, molto presente. La filosofia direi che comincia a riparlare in italiano, cioè questa non è come dire, un pensiero così vago, peregrino, ma il pensiero italiano sta davvero entrando in sintonia con le grandi questioni della contemporaneità, e mi pare che proprio da queste giornate crociane sia venuto fuori proprio l'idea che un pensatore come Croce, come dire, che è sempre stato un po' messo da parte in soffitta, soprattutto anche dalle nuove generazioni, e oggi dimostra tutta la sua forza, la sua vitalità, ma soprattutto anche la capacità di quest'autore di stare in dialogo con le grandi tradizioni del pensiero europeo e del pensiero americano, cioè, quindi, e questo non è del tutto scontato. Cioè, naturalmente, c'è in Italia sembra di tornare, ecco, la filosofia in Italia sembra davvero di tornare ad essere una sorta di cantiere attivo, di cantiere aperto, forse a differenza degli anni passati. E la novità, secondo me, proprio di questo cantiere aperto, è che i giovani soprattutto si stanno riavvicinando a Croce. Insomma, sia nelle giornate di Terni, nel giornale di Sorrento, mi è parso molto bello e molto proficuo l'idea che molti giovani studiosi si stiano misurando col pensiero di Croce. Questo è inimmaginabile negli anni 70, insomma, che un giovane studioso dottorando si mettesse a studiare Benedetto Croce, lo dico un po' anche per esperienza diretta. E quindi questa idea che il pensiero italiano, già a partire da un classico come Benedetto Croce, mostri vitalità e ci spinge e ci sprona ad andare avanti in questa strada che il centro sta perseguendo da qualche anno, proprio nella rivisitazione della nostra tradizione, ma anche nella costruzione di paradigmi, di nuovi paradigmi interpretativi del pensiero italiano. E quindi, insomma, molti giovani studiosi che si sono avvicinati al centro, insomma, ci stanno dando anche in tal senso una mano. E poi, insomma, questa idea di un confronto anche tra generazioni diverse, credo che faccia molto bene alla nostra associazione. In fondo, in questi giorni, ma anche nelle giornate ternane, lo ricordo sempre perché in realtà è un unico convegno, anche nelle giornate ternane è venuto fuori che, insomma, come insomma, più volte ha sottolineato anche un autore come Roberto Esposito, che il pensiero crociano è un pensiero vivente, è un pensiero impuro, non tecnico, capace di misurarsi con le grandi questioni anche della vita. Ecco, c'è una frase di Croce che a me piace molto. Lui scriveva che la sua filosofia non deve poter nascere, non nasce tanto da Hegel, ma nasce dal bisogno di soffrir meno. Ecco, quindi questa frase, l'idea che la filosofia, il lavoro filosofico, la pratica, lo stile, l'attitudine filosofica possa alleviare la sofferenza, significa anche poter potenziare in qualche modo la qualità della vita, ma soprattutto questo è un grande messaggio che si può rivolgere anche alle nuove generazioni. Ecco, quindi io ho avuto l'impressione, nel senso che io non sono proprio uno studioso di Croce, non sono uno studioso di Croce, naturalmente in questi giorni ho imparato tantissimo, però io ho avuto l'impressione che è un pensiero che spalanca oggi tantissime piste di ricerca, spalanca direzioni di ricerca
in ogni, diciamo così, in ogni ambito della vita umana, quasi facendo della filosofia un metodo di lavoro con cui lavorare, e cioè con l'esistenza, con tutte le questioni che si connettono e si interconnettono con l'esistenza umana, soprattutto in questi tempi così complicati e così difficili. E quindi il professor Di Rocco Francesco suggeriva la lettura di queste pagine di Benedetto Croce sulla guerra, e credo che sia un bel invito, soprattutto in questi tempi di guerra, credo che sia, ne valga proprio la pena. Io sarò il primo a farlo, quindi per avere anche per una lettura di lettura di questi tempi bellici post-pandemici. Ecco, va bene, io non aggiungo altro perché queste erano impressioni. Avremo gli atti, vi aggiornerò su tutto. Il prossimo appuntamento del centro si terrà nelle giornate del 14 e 15 dicembre a Villa Falconieri a Frascati, che è la perla del Tardo Rinascimento, 2 giornate su Giambattista Vico. Sono 2 giornate, ovviamente, insomma, manderemo aggiornamenti, inviti, locandine, però vi invito non solo per visitare questa Villa Falconieri, che è la sede dell'Accademia Vivarium Novum, dove studenti da mezzo mondo arrivano addestrati a parlare in latino, lingua viva, perché voglio ricordare che il centro si muove anche in virtuosa sinergia con molte associazioni, con l'Accademia Vivarium Novum, con cui abbiamo costruito tante iniziative in passato, anche una giornata su Antonio Rosmini, lì ci sono delle c'è un volumone che insomma testimonia la giornata rosminiana, e la giornata su Chiaromonte che abbiamo fatto al Senato della Repubblica e a Palazzo Sturzo il 29 di aprile. Adesso faremo queste giornate su Vico, e il prossimo anno, come anticipavo, abbiamo l'intenzione in qualche modo di riflettere proprio sul tema educativo, sul tema della scuola, sul tema della formazione, che erano anche temi molto congeniali alla filosofia di Benedetto Croce. Grazie per le prove di resistenza che avete dimostrato, perché a quest'ora, e vi do appuntamento quindi il 14 e 15 dicembre. Ringrazio la direzione dell'albergo che ci ospita, e un ringraziamento speciale al nostro Ciro Malafronte.